posso fare. Ecco, abbiamo fatto degli esperimenti così, abbiamo chiesto a una persona di premere un pulsante con uno schermo vuoto per magari 6 secondi. Allo stesso tempo noi registriamo tutti i dati che provengono dai segnali elettrici del cuore, dell'encefalo, eccetera. Dopodiché il computer seleziona a caso delle immagini e ne mostra una sullo schermo. E queste foto provengono da due polarità estreme, cioè un insieme di fotografie che dovrebbero evocare una serie di emozioni di una determinata tipologia, per cui, che ne so, delle immagini sconvolgenti, incidenti stradali, o sangue, pudela dappertutto, oppure un serpente che vi viene incontro e vi morde, insomma. E invece all'altro estremo troviamo coniglietti, fiori, paesaggi, cose del genere. Vedete questa immagine, poi lo schermo torna vuoto e l'esperimento viene ripetuto varie volte. Ci abbiamo messo centinaia di ore per fare tutti questi esperimenti con decine e decine di persone, li abbiamo portati a questo stato armonico. E va, in sostanza la fase successiva ha portato alla curva che vedete qui sotto, la variabilità della frequenza cardiaca. La linea blu rappresenta l'andamento con immagini positive, la linea rossa con immagini negative. Una grossa differenza. Ma anche prima che vedessero l'immagine, questo, vedete che la differenza comincia prima. Vedete, il cuore sostanzialmente predice la tipologia di immagine che verrà fuori. E quando si eseguono i calcoli matematici è come un po' far testa o croce, solo che in questo caso il cuore è in grado di dirvi con un'accuratezza all'80% se verrà fuori testa o croce, e 6 secondi prima che si faccia saltare e girare una monetina.